Ciao allenatori e ciao allenatrici! Benvenuti in questa nuova video news su Pokémon Times. Oggi parliamo di Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee, che dopo tanti leak sono finalmente ufficiali. Ma parleremo anche del gioco Pokémon che uscirà l'anno prossimo. Vi consiglio di guardare tutto il video perché ci sono novità davvero interessanti. Ma iniziamo dalle basi. Cosa rappresentano Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee? Non è stato sin da subito ben chiaro a tutti. C'è chi li considera degli spin-off, ma è evidente che non lo sono. Potremmo definirli come un nuovo esperimento di serie principale, ideato forse unicamente per l'approdo su Nintendo Switch. Gli sviluppatori hanno pensato che Pokémon Giallo fosse il gioco ideale su cui basarsi per rinnovare la serie. Il comunicato stampa, invece, tiene a precisare che il gioco della serie principale di cui ha parlato Ishihara all'E3 del 2017 uscirà alla fine del 2019. Questi futuri titoli avranno una grafica migliore rispetto a qualsiasi gioco precedente. Saranno dei giochi del tutto nuovi, aggiungeranno nuovi Pokémon e saranno rivolti ai fan che hanno già giocato altri giochi della serie principale. È confermata quindi la vera e propria ottava generazione per il 2019. A seguito di ciò, dovremmo forse considerare Let's Go Pikachu e Eevee come una sorta di serie principale rivisitata? Sono infatti dei giochi con tanti cambiamenti, a cominciare dalla mancanza delle lotte con i Pokémon selvatici, che non è stata bene apprezzata dai fan instancabili della serie. Ma d'altro canto, ci sarebbe da dire che questo snellisce un po' il sistema di gioco e lo rende più veloce, ponendo direttamente l'attenzione sulla cattura, che con la Pokéball Plus fa davvero il suo effetto. Certo, speriamo di non immedesimarci troppo e di non tirare davvero la Pokéball sul televisore, altrimenti tanto vale prendere come minimo 50 euro e buttarli nel cestino, sempre che il monitor rimanga intatto. Questa mancanza è dovuta proprio al fatto che questi titoli sono stati pensati per offrire un'esperienza di gioco di ruolo Pokémon a chi ha conosciuto la serie con Pokémon Go, oppure a chi si è riavvicinato alla serie sempre grazie a Pokémon Go. Let's Go Pikachu e Eevee potrebbero quindi essere una potenziale serie principale parallela, realizzata appositamente per un altro target e che affiancherà la serie classica. Ma come precisato da Junichi Masuda, la sua eventuale continuazione dipenderà dal successo che otterranno questi giochi. Torniamo ora agli aspetti principali conosciuti finora. Tra le novità annunciate vi sono anche nuove features che saranno tanto apprezzate da tutti. Essendo ispirati a Pokémon Giallo, abbiamo di nuovo con noi il Pokémon compagno che ci segue. Ma Pikachu e Eevee non ci camminano semplicemente accanto, stanno proprio addosso a noi come il Pikachu di Ash. E questo è un accorgimento davvero particolare, che ci consente inoltre di selezionare un secondo Pokémon da portare in giro con noi. La visuale, lo stile grafico e la prospettiva ricordano molto X e Y, mentre i Pokémon visibili nell'Overworld rappresentano un altro grande cambiamento. Praticamente camminare sull'erba è stato quasi reso inutile, perché i Pokémon selvatici non sono più nascosti. Ma questo non è un aspetto del tutto negativo, perché dà innanzitutto un tocco di realismo, e in questo modo potremo anche evitarli, ad esempio quando vogliamo proseguire più velocemente la storia. E questo aspetto potrebbe anche farci risparmiare l'utilizzo del repellente, che non sarebbe male. Per quanto riguarda il trailer, a differenza dei trailer degli ultimi anni, questo non ha tanti elementi nascosti, ma si limita a presentare per bene le nuove funzioni principali e a confermare il ritorno delle palestre e del Poké Relax. Un altro elemento che ha creato molta confusione è invece la modalità online, che ha visto una serie di annunci fatti male. Siamo passati dal "non c'è l'online" a "c'è l'online ma è gratis", per arrivare infine alla conferma definitiva: c'è l'online e bisogna abbonarsi. Ciò che è confermato è che ci saranno gli scambi e le lotte online, ma soltanto con i nostri amici. Saranno infatti assenti tante altre funzioni come le lotte a punteggio, la GTS, lo scambio prodigioso e il punto lotta. Questo purtroppo è un altro aspetto che allontanerà forse buona parte dei giocatori competitivi. Ma passiamo infine alle novità più sorprendenti. Grazie alle proporzioni realistiche dei Pokémon visualizzati nell'ambiente di gioco, il Poképassaggio ha un effetto davvero eccezionale. Possiamo pure cavalcare il gigantesco Onix, e il volo su Charizard ora non si limita più solo ad una semplice animazione video di pochi secondi. Ovviamente non potrà mancare il classico volo diretto verso altre città, che dovrebbe differenziarsi da quello del trailer, che invece rappresenta solo una passeggiata con Charizard. Annuncio recente che ci ha sorpreso molto piacevolmente riguarda i box del PC, che ora saranno accessibili ovunque ci troveremo e non dovremo per forza tornare al Pokémon Center per fare dei cambiamenti alla nostra squadra. Questa era davvero una feature dovuta e siamo contenti che la stiano finalmente realizzando.
Per quanto riguarda la modalità cooperazione, sappiamo che può essere attivata quando appare un indicatore specifico sullo schermo e che è sufficiente scuotere l'altro Joy-Con per entrare nella partita. Il personaggio che controllerà il secondo giocatore non può essere scelto, ma sarà automaticamente il personaggio opposto a quello scelto dal primo giocatore. Junichi Masuda ha affermato in un'intervista che si potrà entrare in cooperazione anche nel bel mezzo di una lotta, e così questa funzione sembra ancora più interessante. Per i dettagli sul funzionamento bisognerà però aspettare ancora un po' di tempo, ma come sempre torneremo a parlarne appena ci saranno novità, sia su PokemonTimes.it che qui sul canale YouTube se vorrete. E anche per questo video è tutto! Fateci sapere cosa ne pensate degli argomenti che abbiamo trattato e per qualsiasi domanda siamo disponibili nei commenti qui sotto. Se il video vi è piaciuto, vi invito a lasciare un bel like e a condividerlo con i vostri amici. E se volete, iscrivetevi al canale e attivate le notifiche per non perdere nessun video. Alla prossima, allenatori!